Questa volta, Eda, sono tre allora di questi mezzalama che metti in bacheca. Quali sono un po' le sensazioni dopo questa ennesima vittoria? Sì, sì, mi hanno già tutti detto che sto diventando noioso con sti mezzalama, che è ora di finirla qua, e quindi non so bene a chi dare ascolto. Io sono contentissimo per questo mezzalama, che comunque è stato duro, sono state rimescolate le carte dal vento più volte, e poi vabbè, il terzo mezzalama, questi record lasciano un po' il tempo che trovano, ma è sicuramente una soddisfazione essere primo a riuscirci. Ma oltre a questo, diciamo che è stata una grande stagione nella gran corsa, hai dimostrato che ci sei e come. Ma sì, la stagione è andata benissimo, tutti gli obiettivi che mi ero prefissato sono entrati, sono andati benissimo, quindi è chiaro che la ciliegina sulla torta di una stagione perfetta è stata qui a Mezzalama, e sono contentissimo. Quindi Eda è sempre più Eda cattivo e determinato anche per la prossima stagione, no? Ma la prossima stagione ci pensiamo, adesso non voglio fare troppo programmi a lungo termine, perché ormai mi conosco abbastanza bene e so che avrò comunque le mie difficoltà durante l'autunno, inizio inverno, perciò sì, prossima stagione a partire da febbraio cerchiamo comunque di nuovo di confermarci, di stare ad alti livelli, poi vediamo come va a finire. Con Damiano mi ha detto che voi due, sono due anni che ormai avete sempre vinto in coppia, quindi un binomio direi vincente, ma anche un affiattamento vincente. Ma sì, con Damiano ci troviamo bene, siamo comunque amici, ci conosciamo bene e sappiamo correre in maniera intelligente, quindi anche quando non siamo i più forti riusciamo comunque a tirare fuori 100% da quello, dalla gara, perciò a maggior ragione quando siamo più in forma sembra che le cose vengano facili, ma in realtà non è così, c'è del lavoro dietro e anche delle difficoltà. Poi adesso questi ultimi due anni siamo andati bene in coppia, abbiamo vinto tutto quello che ci eravamo prefissati, e niente, adesso starà a noi vedere se riconfermarci insieme oppure se dividerci da vincenti.